Allora, questa è la situazione attuale della stanza creativa. In realtà, non era così all'inizio. Questo qui, questa qui non c'entra niente, era di qua, però l'ho già messo di là perché qui adesso ho preso un nuovo mobile che andrò a sistemare qui in modo da avere tutto più sistemato. Questo è un nuovo acquisto che penso che tutti quanti conosciate ed è la cassettiera Alex, famosissima di IKEA, che ho sistemato con tutte quante le cose creative. Qui andrà appunto il mobile nuovo che ho comprato, quello è una scarpiera ma non ci interessa niente. Questo anche andrà tutto quanto via. Quello invece rimane lì perché è l'asse da stiro che ho comprato anche nuovo per questa casa. Quella è la porta del bagno che poi nell'home tour che vi farò prossimamente vi farò vedere. La sedia però adesso rimane quella, però anche quella spero prima o poi di poterla cambiare. Vi lascio un piccolo spoiler della cucina. E questa è la vecchia scrivania che voi conoscete, che avevo nella vecchia casa quando ero a casa di mia madre. Qui c'è una piccola mia molto bella che fa la nanna. Niente, ho solamente tolto le antine. Anche questo mobile era nell'altra casa e lì diciamo che ci sono tutte quante le cose che uso di meno. Allora, vi spiego in breve cosa voglio fare. In realtà questo abbiamo detto che stava prima di là, però siccome dalla cucina diciamo che di passaggio era tutto quanto incasinato, quindi non mi piaceva. E poi avevo bisogno anche di integrare il tutto con un altro armadio perché in quello che ho comprato per la camera da letto non c'entrano le robe invernali. Quindi ho acquistato un mobile, seconda mano non ho problema a dirlo, ma per l'uso che dovevo farne era più che sufficiente. Quindi tutto questo che c'è sopra, questa scrivania, sono due pezzi, la parte di sotto che è appunto la scrivania e la parte di sopra che è la libreria. Questa parte di sopra andrà via e la metterò su nel ripostiglio, appunto per usarla come scaffali per ripostiglio. Rimarrà momentaneamente finché poi forse non la venderò, non lo so, la parte di sotto perché mi fa da cuccia per la mia piccola cuoricina. Carina, guardate, la sto dormendo. Dopo che ho messo il cuscino sotto, e in realtà lei si sente molto più protetta sui tre lati perché ho letto che devono sentirsi protetti come se fossero una vera cuccia, lei si mette lì molto più spesso. Anche la sera, quando noi siamo di là nel divano, lei se ne sta qui bella tranquilla. Quindi adesso andiamo a prendere il mobile dalla signora in un paese qui vicino a me. E poi vi farò vedere il tutto. Ok, i mobili arrivati. Sono tipo le 8:30 di sera. Devo fare un pochino di lavori perché sono innanzitutto sporchissimi. E poi sono un po', insomma, tipo qui devo togliere questo. Diciamo che non è che sono proprio con i zoni ottimali. Però per quello che le ho pagati vanno benissimo. Quindi adesso mi metto, come vedete lì già ho la bacinella, mi metto a lavare, a sistemare. Allora, un nuovo giorno, anche abbastanza caldo. Abbiamo montato. Guarda lì, mi butti a terra. Cosa vuoi? Che c'è? Che c'è? Ti sembra strano che la mamma parla alla telecamera da sola? C'hai ragione. Io ho risparmiato la parte del montaggio e della pulizia, tanto era un pochino inutile. Non è nuovo il mobile e si vede da alcuni piccoli dettagli che magari si vedono anche tipo qua. Queste sono, vabbè, giustamente mancano i chiodi, ma sono cose che, voglio dire, cioè, non ci interessa. Per il resto è tenuto bene. Guardate la situazione di qua, come sta, il macello che c'è. Quindi qua sto già iniziando a sistemare le cose. La stampante non va qua, ma andrà là sopra, perché qua sopra, qui, manca quest'altro pezzo qui, che adesso c'è la scala e non lo vedete. Eccolo. Questo l'ho spostato, lo volevo mettere all'inizio qui, però poi in realtà non ci andava bene e quindi l'ho messo qua.
Allora, finito. Ecco qui. Tutto finito, tutto sistemato. Non guardate la sedia perché ovviamente devo cambiarla al più presto. Ho sistemato tutto. In realtà poi ho cambiato un po' le cose da quando avete visto prima il pezzettino di video, perché mi sono resa conto che magari andavano meglio in altri posti. Guardate questo angolino che è carino, bellissimo. Poi quindi qui tutto questo qui, ho messo qui la stampante, qui ho sistemato il comodino piccolino che devo cambiare anche i pomelli perché non ci sono, con sopra il fornetto per le creazioni. Di qua ho sistemato questa piccola libreria con tutte le cassettiere che ho, la cassettiera, e ho cambiato anche la parte di sopra, e questo, come avevo detto all'inizio, l'ho svuotato e rimarrà solamente la parte di sotto, quella va via. Di là è rimasto così bello pulito e sistemato, e le cose che avevo prima da quella parte vicino alla libreria le ho messe qui. E questo è l'angolo degli orrori, devo ancora sistemare. Se volete un room tour preciso sulle cose che ci sono qui, se volete vedere insomma la mia stanza creativa nel dettaglio, fatemelo sapere giù nei commenti, così vi girerò il video. Qua manca una mensolina che dovrò mettere prima o poi, e poi volevo fare magari o quelle tipo quei quadri bianchi dove si appendono tutte quante le cose con i buchini, oppure una griglia dove si appendono le foto o i memo, insomma fatemi sapere anche secondo voi cosa ci sta meglio. La griglia, per intenderci, è questa. Questa è qui con i buchini tipo per attrezzi. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, questa rivoluzione della mia camera, e quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!